La crisi di Casa Serena sembra senza via d'uscita. Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, spiega in un'intervista perché la decisione non poteva più essere rimandata. Borse di studio della Regione per i giovani medici. Le ha istituite una legge approvata ieri dal Consiglio regionale su proposta di 5 consiglieri del gruppo UDC. Cambiamo. Il comune di Iglesias potenzia la raccolta differenziata, al via una nuova campagna, isole ecologiche mobili, punti informativi e incontri con le utenze non domestiche. La Monteponi riparte da Samuele Curreli, il presidente della società rossoblù ha avviato il programma per la nuova stagione in promozione regionale. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. L'avete appena sentito dai titoli. La decisione di chiudere Casa Serena di Iglesias sta scatenando una miriade di critiche tra le forze pubbliche di opposizione e negli ambienti sindacali. Il sindaco Mauro Usai difende le proprie posizioni e prova a spiegare perché la decisione non poteva più essere rimandata. Vediamo dunque il servizio di Carlo Martinelli. La decisione di chiudere Casa Serena, la casa di riposo per anziani di Iglesias, sta scatenando una serie di reazioni politiche e sindacali incrociate, soprattutto contro il sindaco Mauro Usai. Il primo cittadino attualmente in carica si è visto costretto, stante le osservazioni dei revisori dei conti sul bilancio comunale, in mancanza del contributo regionale, ad assumere l'estrema decisione di chiudere la struttura per carenza di risorse economiche. I primi effetti sono stati i licenziamenti di 9 addetti alla lavanderia, servizio in appalto ad una cooperativa. Bruna Moi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, parla di morte preannunciata, iniziata nel momento in cui la casa è stata ceduta dalla Regione al Comune di Iglesias, quando alla sua guida c'era l'ex sindaco Pierluigi Carta, e proseguita con le amministrazioni successive senza che venisse trovata nel frattempo una soluzione strutturale per la sua sopravvivenza. Rincara la dose Fabio Enne, segretario del sindacato autonomo Confsafi, affermando che le risorse economiche provenienti dalla regione destinate a Casa Serena sono sempre state gestite molto male, anche perché, aggiunge il sindacalista, era noto a tutti che il contributo regionale di sostegno a Casa Serena non sarebbe durato in eterno. In assenza di risposte da parte della regione, il comune si è ritrovato costretto ad assumere questa decisione, anche se per quanto riguarda i lavoratori c'erano ancora i margini per una soluzione, anche se solo temporanea, con l'intervento di una cooperativa locale che ha formalizzato un'offerta. Il sindaco Mauro Usai, tra il fuoco incrociato delle critiche politiche e sindacali, prova a spiegare perché la decisione di chiudere la struttura non poteva più essere rimandata. Resta però inspiegato perché la Regione ha deciso di interrompere l'erogazione del contributo e quale sarà la sorte degli ospiti anziani con una pensione minima, senza famiglia e senza la copertura delle leggi di settore. Allora, intanto la nostra priorità è di tutelare innanzitutto gli anziani, trovando delle collocazioni, delle strutture che li possano ospitare, garantendo comunque i servizi. E in secondo luogo dovremo porci il problema della vicenda che riguarda i lavoratori, un problema che comunque ci saremmo dovuti porre alla luce dell'apertura delle Margherite di Savoia, che auspichiamo avvenga entro l'anno. E dunque è chiaro che una struttura di questo tipo, che costa alle casse del Comune 2.500.000 euro, senza una copertura della Regione, non può continuare a gravare sulle casse del Comune, semplicemente per un motivo, perché il Comune soldi non ne ha e non ne ha mai avuto per gestire interamente quella struttura. Che futuro offriamo a questi poveri anziani? Li allontaniamo dalle loro famiglie? Intanto sono le famiglie che decidono quale collocazione debbano avere, alcune famiglie stanno decidendo di riportarseli a casa. In ogni caso, le risorse finanziarie che servono per coprire le rette degli anziani in strutture sociosanitarie diverse da Casa Serena le copre la Regione attraverso le leggi di settore, chiamiamole così, cioè con i fondi della non autosufficienza. Fondi per la non autosufficienza che Casa Serena non può prendere in quanto non è una struttura accreditata come casa protetta. Ecco. È arrivato il Covid, è quello che ha prodotto il ritardo, perché noi a gennaio eravamo convinti e sicuri, perché è sancito dalla conferenza regioni enti locali attraverso anche una proposta dell'ANCI, che la Regione avrebbe contribuito in maniera strutturale fino a quando non si sarebbe aperto Margherita di Savoia e le spese di Casa Serena. Poi è arrivato il Covid, la finanziaria non si è approvata e sostanzialmente questo contributo non è arrivato. Prosegue la protesta
dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento Siderallois a Portovesme. Ieri, oltre a portare avanti il blocco ai cancelli, i rappresentanti sindacali ed un gruppo di lavoratori hanno incontrato i sindaci del territorio presso la sala consiliare del comune di Portoscuso. Abbiamo manifestato la nostra forte preoccupazione sui ritardi e rinvii del piano industriale, ha spiegato Angelo Diciotti, segretario del sindacato CUB. Abbiamo concordato la necessità che anche l'Unione dei Sindaci sproni la politica affinché si accelerino i tempi di attuazione dell'accordo di programma sottoscritto nel mese di dicembre 2017. I sindaci hanno confermato la loro disponibilità a sostenere la nostra avvertenza, ha concluso Angelo Diciotti. Cambiamo argomento. I giovani laureati sardi in medicina potranno usufruire di borse di studio aggiuntive regionali. Lo prevede la legge approvata ieri dal Consiglio regionale, proposta da 5 consiglieri del gruppo UDC Cambiamo. Primo firmatario l'onorevole Giorgio Oppi. Gianpaolo Cirronis. Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato ieri la legge che istituisce le borse di studio destinate ai giovani laureati sardi in medicina. Il provvedimento legislativo è stato proposto da Giorgio Oppi, Gianfilippo Secchi, Antonello Peru, Pietro Moro e Domenico Gallus del gruppo consigliare UDC Cambiamo. Abbiamo voluto dare un segnale forte, ha detto il consigliere dell'UDC Giorgio Oppi, investendo sui nostri giovani laureati in medicina e allo stesso tempo abbiamo fissato requisiti e obblighi per fare in modo che, dopo la specializzazione, possano svolgere la loro professione nel sistema regionale sardo. La legge che avevamo presentato in commissione era sicuramente più organica, ma purtroppo, anche a causa dell'impugnazione da parte del governo, si è perso molto tempo e oggi abbiamo dovuto far fronte a un'emergenza, ha aggiunto Giorgio Oppi. Avremmo rischiato invece di perdere il treno e con l'approvazione di oggi diamo un'opportunità in più a 190 studenti sardi che, a seguito dell'introduzione del concorso unico nazionale, sarebbero stati costretti, nella migliore delle ipotesi, a completare la loro formazione lontano dall'isola. Sicuramente saranno necessari dei correttivi e bisognerà incrementare le risorse, perché non dimentichiamo che si dovrà intervenire anche per le borse di studio delle altre specializzazioni. Per quelle di medicina c'era un'urgenza particolare che implicava un intervento immediato. Voglio ricordare, ha sottolineato ancora il leader dell'UDC, che da 4 anni dico che sarebbero praticamente scomparsi in Sardegna i pediatri di libera scelta e i medici di base, e questo mentre si continuava a parlare delle case della salute, ben sapendo che senza queste figure non possono andare avanti. E allora l'importante ora è fare questo primo indispensabile passo, conclude Giorgio Oppi. Lo abbiamo fatto ben sapendo che ne saranno necessari anche altri, ma l'obiettivo che ora possiamo raggiungere è di dare ai nostri studenti la possibilità di formarsi in Sardegna e anche di garantire un adeguato turnover al nostro sistema sanitario regionale. 5 componenti del Comitato di Quartiere Carbonia Nord lamentano la mancanza di risposte da parte dell'amministrazione comunale ai problemi evidenziati negli ultimi 8 mesi. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. 5 componenti del Comitato di Quartiere Carbonia Nord, Orrug, Essa, Sestus, Traullo e Arca, hanno diffuso una nota nella quale prendono atto che, nonostante abbiano deciso fin dall'inizio di avviare un rapporto di collaborazione costruttiva con l'amministrazione comunale di Carbonia, le soluzioni ai problemi sollevati siano rimaste sulla carta. Nei nostri incontri, scrivono nella nota, in occasione di un'assemblea pubblica organizzata nello scorso autunno, abbiamo raccolto le principali problematiche che interessavano i cittadini di Carbonia Nord. Problemi di rifiuti abbandonati, sfalcio dell'erba, marciapiedi impraticabili, vedi via Logudoro, dal semaforo di via Satta all'ingresso di Ruspin, alberi con fronde pericolose per la circolazione, vedi via Gobetti e via Romagna, segnaletica stradale. Da quell'assemblea che si è tenuta il 7 novembre, il Comitato ha più volte chiesto e sollecitato risposte, ma se escludiamo qualche incontro, sottolineano ancora i 5 consiglieri, che ha riguardato Piazza Primo Maggio e località Sirai, in cui ci si è fermati e i propositi nulla si è mosso. Tutto ciò nonostante il regolamento che norma i rapporti tra amministrazione comunale e comitati di quartiere preveda che a richiesta di questi ultimi venga data risposta per iscritto entro 60 giorni. A tutto questo dobbiamo aggiungere il fatto che non è mai stata assegnata una sede per il comitato. Le riunioni si sono svolte all'aperto grazie alla libera e benevola concessione dei locali da parte dell'associazione anziani. Pensiamo, e siamo consapevoli, che nessuno faccia miracoli e che bisogna fare i conti con risorse economiche e con progetti che riguardano tutte le riunioni, ma non abbiamo ravvisato nessuno sforzo profuso e teso a risolvere le questioni che il comitato ha posto, conclude
il gruppo dei cinque consiglieri. Ci troviamo dunque costretti a intervenire pubblicamente per manifestare il nostro dispiacere e la nostra insoddisfazione, nella speranza che possa servire da stimolo per l'amministrazione comunale di Carbonia. Ed ora i dati aggiornati al Covid-19. Nessun nuovo caso di positività su 1130 tamponi eseguiti e nessun decesso per il Covid-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna. I casi di positività dall'inizio dell'emergenza restano 1366. In totale nell'isola sono stati eseguiti 84.569 tamponi, nelle ultime 24 ore 1130. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 5, nessuno in terapia intensiva, mentre 6 sono le persone in isolamento domiciliare. I pazienti guariti dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 1.222. Il numero delle vittime resta invariato, 133. Bentornati in studio. Isole ecologiche mobili, punti informativi e incontri con le utenze non domestiche sono alcune delle iniziative avviate ad Iglesias per la nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata. Vediamo il servizio. Il Comune di Iglesias e la San Germano Spa, gruppo Iren, la società che gestisce la raccolta rifiuti sul territorio comunale, hanno avviato una nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata con isole ecologiche mobili, punti informativi e incontri con le utenze non domestiche per fornire a tutti i cittadini le informazioni utili. La novità più interessante è sicuramente l'attivazione dal mese di luglio delle isole ecologiche mobili a servizio delle frazioni e delle case sparse nel territorio iglesiente. Le isole saranno collocate in 5 zone: Pizzu Asimu, Regione Martiaras, Montefigu, Ceramica e Cabizza, e saranno destinate al conferimento di carta e cartone, plastica, secco residuo indifferenziato, vetro e lattine, organico, farmaci, pile, cellulari, cartucce per stampanti, lampadine LED e RAE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, per ciò che riguarda quest'ultima categoria, possono essere conferiti solo quelli di piccole dimensioni. Alle isole ecologiche mobili potranno accedere gli utenti regolarmente iscritti a ruolo e compresi nelle zone indicate. L'abilitazione potrà essere richiesta anche presso gli uffici della San Germano Spa in via Villa di Chiesa numero 20 a Iglesias. Potranno usufruire del servizio solamente gli utenti e le famiglie che non sono serviti dai servizi di raccolta porta a porta. Per tutta la settimana compresa dal 6 al 10 luglio, alcuni animatori e tecnici saranno a disposizione della popolazione presso le isole ecologiche mobili per mostrare loro il corretto funzionamento delle stesse e dare indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati. Parallelamente ci saranno alcuni appuntamenti informativi dedicati ai cittadini. Mercoledì 8 luglio alle 10, in contemporanea alla distribuzione del kit e delle buste, si terrà un punto informativo nel piazzale di fronte alla sala Rita Lepori. Lo stesso giorno, alle 18.30, il punto informativo si sposterà in piazza Quintino Sella. Martedì 7 luglio, infine, i tecnici specializzati si recheranno presso alcune utenze non domestiche per monitorare l'andamento delle raccolte e sottoporranno ai proprietari e ai gestori un questionario per verificare eventuali problematiche legate ai servizi di igiene urbana. Anche Carbonia potenzia il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Sale a 30 il numero di contenitori per la raccolta di indumenti usati. Dopo quelli installati nel giugno 2019, nelle scorse giornate sono stati posizionati altri 5 contenitori di abbigliamento e prodotti tessili in via Mazzini, angolo di via Roux, via Lubiana presso Asvoc, via Bellini, via Umbria e Cortoghiana presso Circoscrizione. Il servizio curato dalla Divizia prevede una raccolta con frequenza settimanale. A seconda del loro stato, gli indumenti potranno essere rimessi nel circuito della vendita oppure riciclati per il recupero delle fibre tessili. Il nuovo servizio comprende la fornitura, la pulizia e la sanificazione dei contenitori, la raccolta ed il monitoraggio della piazzuola in cui sono allocati i contenitori stessi. Ed ora cambiamo decisamente argomento. Gli studenti universitari di Cagliari non si fermano e proseguono la lotta per il diritto allo studio con una battaglia serrata nei confronti dell'IRSU. Da ieri mattina la protesta si è spostata nella mensa di Via Trentino, dove alla lotta si sono uniti i lavoratori delle mense che da mesi si vedono allontanati dal loro posto di lavoro, proprio per le inadempienze della dirigenza stessa dell'ente, che ancora oggi non ha chiaro l'indirizzo che essa stessa vuole intraprendere per tamponare questa emergenza.
salvo un mero risparmio economico fatto sulla pelle dei lavoratori e degli studenti. Da ieri pomeriggio la mensa è stata occupata, in attesa che i vertici dell'ERSU approvino la riapertura delle cucine della casa dello studente e che il servizio mensa, quantomeno, tenga conto delle basilari esigenze primarie degli studenti che non possono campare di soli panini e meritano pasti dignitosi. Consapevoli che solo la lotta paga, proseguiamo questa battaglia per la difesa del diritto allo studio e del diritto ai lavori dei dipendenti delle mense e tutto il personale presente nelle strutture universitarie, si legge in una nota. Gli interessi degli studenti sono legati, ora più che mai, a quelli dei lavoratori. Solo l'unione di intenti e l'organizzazione ci daranno risposte concrete. Una delegazione dei rappresentanti di CGIL, CISL e UIL è stata ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais e dai capigruppo di maggioranza e opposizione al termine della manifestazione di protesta organizzata questa mattina sotto il Palazzo di Via Roma. L'emergenza Covid non ha fatto altro che amplificare una situazione già drammatica, hanno sottolineato i segretari confederali Marco Grecu, CGIL, Adalberto Farina, CISL e Rinaldo Mereu, UIL. Le visite specialistiche sono ferme o hanno subito un rinvio con un ulteriore allungamento delle liste d'attesa. I sindacati hanno evidenziato il diverso approccio avuto dalla sanità pubblica rispetto a quella privata convenzionata che, nonostante l'emergenza Covid, ha continuato ad erogare le prestazioni. Il sistema pubblico è al collasso, hanno affermato i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL. Occorre porvi subito rimedio. I sindacati confederali hanno auspicato una maggiore attenzione da parte della politica per gli anziani. Il presidente del Consiglio Michele Pais, a nome di tutti i capigruppo, ha assicurato la massima attenzione per le richieste presentate dai pensionati. Tre defibrillatori ad altrettante scuole di Iglesias sono stati donati dal Rotary Club della città nell'ambito delle iniziative benefiche annuali. Carlo Martinelli ha intervistato per noi il presidente del Rotary Club, Pierluigi Castiglione. Vediamo insieme. Tre defibrillatori ad altrettante scuole di Iglesias è il regalo che quest'anno il Rotary Club distretto di Iglesias, sotto la presidenza pro tempore dell'ingegner Pierluigi Castiglione, ha deciso di donare nell'ambito delle iniziative benefiche che contraddistinguono l'associazione. A ricevere l'importante presidio medico, i rappresentanti del liceo scientifico Giorgio Asproni, dell'istituto professionale Galileo Ferraris e dell'istituto comprensivo Costantino Nivola per la palestra polifunzionale Il Pallone. Presente all'evento, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore alla pubblica istruzione Alessandro Lorefice, che ha ringraziato i Rotary ed ha sottolineato l'importanza della disponibilità di questo strumento salvavita, soprattutto in ambito sportivo e la sua facilità d'uso. Ci siamo resi conto che comunque nel territorio c'era necessità di un aiuto per avere questo presidio medico obbligatorio ma purtroppo non sempre presente, e siamo partiti dall'idea di fare delle raccolte fondi aggiuntive per poter ottenere questo risultato. Siamo riusciti ad acquistare tre defibrillatori che abbiamo deciso di donare agli istituti che hanno, oltre agli studenti, anche palestre utilizzate dalle società sportive, in maniera tale da cercare di coprire la maggior parte dell'utenza. Insomma. Ricordo che in questo momento ci sono anche altre due iniziative in corso. Una è ormai la 10ª edizione, che è il bando solidarnoso per gli studenti delle scuole superiori che abbiano riportato una media superiore all'8, quindi studenti meritevoli, ma che abbiano anche un reddito ESE inferiore a 6.000 euro. È un'iniziativa di sostegno alle famiglie più bisognose. La seconda invece è un bando nuovo di quest'anno, voluto da un socio che ha avuto la perdita della moglie improvvisamente, e per il suo legame all'attività scolastica, essendo stata dirigente scolastica a suo tempo, ha voluto dedicare un premio alla memoria a Mariella Slavic e verrà premiato il miglior diplomato di quest'anno, a prescindere dal reddito. La scadenza, credo, se non ricordo male, a fine settembre-ottobre.
Come accennato lo sport, in apertura della terza parte del nostro telegiornale, la cittadella sportiva di Via Balilla Carbonia si rifà il trucco. L'amministrazione comunale ha avviato una serie di lavori in diversi impianti. Vediamo. L'amministrazione comunale di Carbonia ha avviato i lavori di realizzazione di una parte della recinzione lunga 120 metri dell'area sportiva di Via Balilla, che si estenderà dalla metà del campo di hockey fino al vertice del pattinodromo. La recinzione, realizzata in calcestruzzo, prevede, nella parte inferiore, l'installazione di pannelli in acciaio elettrosaldato tipo Orso Grill. I lavori, la cui realizzazione terminerà nel corrente mese di luglio, sono realizzati dalla Somica. L'intervento mira a riqualificare la cittadella sportiva di Via Balilla, dotandola di strutture sicure che consentano di evitare, diversamente da quanto purtroppo è accaduto nel recente passato, l'intrusione di persone non autorizzate che sovente sono state autrici di atti vandalici. Gli interventi in corso di realizzazione si inseriscono all'interno di un più ampio ventaglio di lavori che stanno interessando e riguarderanno l'intera cittadella sportiva di Via Balilla. Tra questi figurano gli interventi in corso di esecuzione di riqualificazione delle aree di pertinenza delle strutture dedicate all'atletica leggera e al pattinaggio, a cura dei cantieri Lavoras, e i prossimi lavori su Palazzetto dello Sport di Via delle Cernitrici e Campo di Calcio A5 in corso di aggiudicazione per un importo pari ad oltre 340.000 euro. La Monteponi riparte da Samuele Curreli, il presidente della società rossoblù, Giorgio Cicu, in un comunicato stampa ha annunciato le prime operazioni di mercato con delle riconferme preziosissime. A guidare l'attacco rimarrà in rossoblù anche questa stagione il bomber Samuele Curreli e sono stati confermati anche il centrocampista Riu, il difensore Garau, i due fratelli Biancu, Davide e Mattia, i talenti Frau, Sifu e Fenu. La società è impegnata in alcune operazioni di mercato che dovrebbero portare ad Iglesias alcuni elementi di qualità per allestire un organico competitivo. Con questa notizia il nostro telegiornale si chiude qui. Io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con il nostro telegiornale in lingua sarda Noasa in Kurzu. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21 con A tutto campo, il programma curato da Giancarlo Cancedda. Grazie ancora, arrivederci.